Il progetto Camper, il Camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere, nasce dalla necessità di affiancare alle attività investigative o giudiziarie che in relazione materie vengono espletate dalle squadre mobili e dalle divisioni di polizia anticrimine, delle questure, e che in alcuni casi hanno avuto anche degli eccellenti risultati, delle iniziative di carattere propagandistico, informativo e preventivo. Pertanto sono stati organizzati dei punti informativi, delle postazioni mobili della Polizia di Stato nei quartieri più popolari, ad alta densità di popolazione, dove magari in passato si sono verificati dei fatti di violenza sessuale o domestica. Il Camper della Polizia di Stato è un protocollo che è stato organizzato sotto la regia della Direzione Centrale Anticrimine e dell'Ufficio Relazioni Esterne del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e ha lo scopo appunto di avvicinare, di fornire un punto avanzato di ascolto alle donne che vogliono intraprendere un percorso che spesso è doloroso per denunciare i fatti anche gravi di cui sono stati vittime. Per fare questo vengono poste a disposizione un'equipe multidisciplinare, quindi con operatori specializzati delle squadre mobili, delle divisioni polizia anticrimine, degli uffici prevenzione generale che sono preposti a raccogliere denunce, ma anche soggetti appartenenti alle reti antiviolenza o ai servizi sociali presenti nelle circoscrizioni. Quindi il camper è stato presente proprio nei mercati, nei punti di maggiore aggregazione, e ha avuto un grosso successo, con centinaia di persone che si sono avvicinate, e in alcuni casi alcune di queste persone, alcune donne, sono riuscite a fornire delle informazioni che naturalmente poi sono state sviluppate o verranno sviluppate, che potranno portare a delle denunce all'autorità giudiziaria o all'inizio di procedimenti amministrativi finalizzati all'ammonimento del questore. È molto importante questo aspetto informativo divulgativo, perché le statistiche dimostrano che ancora molte donne, circa il 65%, molte donne che hanno subito gravi fatti, non sono consce di averli subiti, non sono consce della gravità degli episodi di cui sono state protagoniste, e non sanno quali strumenti normativi il legislatore ha posto a disposizione loro e degli operatori delle forze dell'ordine per contrastare questi fenomeni. Il punto di ascolto è molto importante, perché non solo vengono fornite informazioni sugli aspetti normativi, ma vengono date delle indicazioni su quelli che sono anche aspetti operativi dell'attività delle forze dell'ordine, come per esempio l'adozione alla Questura di Torino del protocollo EVA, che è un acronimo che significa esame delle violenze agite. Il protocollo EVA fa sì che gli operatori che intervengono, per esempio nel corso di una lite in famiglia, possono essere a conoscenza di fatti pregressi, per cui sono intervenuti altri operatori, anche di altre forze dell'ordine, in cui sono coinvolte le stesse vittime o gli stessi autori del reato. Anche perché questi reati, che si sviluppano nel contesto familiare, come per esempio i maltrattamenti in famiglia e lo stalking, sono caratterizzati da una probabilità di condotte di violenza fisica, economica o psicologica, pertanto è utile che l'operatore sia a conoscenza dei fatti pregressi, quindi viene data l'informazione alla vittima, che quindi è alle potenziali vittime, che quindi sono a conoscenza di tutti gli strumenti di tutela a 360 gradi. Quindi multidisciplinarità, ascolto e tutela, questi sono i principi che governano il progetto Camper, il Camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere.